Buonasera, stavo a Codiva Piemonte a Modalità Lit 2021-2022, dodicesima giornata, finisce 2-2 tra Fratellanza e Squinizzi, 2 milioni in campo, Magano Frattini per la Fratellanza, complimenti Magano, Francesco Gravina per gli Squinizzi, partiamo proprio da voi, Francesco, bella partita tosta, logicamente sì, ve l'aspettavate perché la Fratellanza comunque sì, essendo prima in classifica, sta giocando il primo posto, sono forti, fino adesso erano imbattuti, lo sono ancora perché avete pareggiato, però possiamo dire di aver fermato una delle più forti o forse la più forte del campionato. Del torneo. Senti, le sensazioni però la parte sono buone, perché comunque avete fatto una grande partita anche a detta degli avversari. Sì, sì, abbiamo avuto alcune assenze, cioè alcuni squalificati, Gennaro e Ciro, che potevano dare una grande mano, però chi è venuto ha dato da sé. Va bene, adesso l'ultima giornata e poi le fasi finali, sì. Bisogna continuare così, per dire la vostra. Va bene, fammi una dedica in saluto. Lo dedico alla squadra che sta regalando sulle emozioni, al pubblico che viene ogni sera, alle ragazze del capitano e soprattutto al capitano che non ci fa mancare nulla. Complimenti Franci, ci vediamo alla prossima, passiamo a Magano. Tra l'altro si può dire che è un passo falso questo, perché stasera bisognava vincere, però arrivato in pareggio contro una squadra fortissima, quindi forse era questa la partita più tosta delle ultime 3-4 dopo la batti Pagliese, 2-2. No, per me è stata la partita più bella del torneo, perché per me loro sono non una squadra, una buona squadra, ma una squadra molto forte. Secondo me siamo tra le prime tre più forti con loro. È stata una partita bellissima, tranne per l'arbitro alcuni errori, come noi sbagliamo i gol, anche loro possono sbagliare, però sui dubbi meglio non dare che dare. Purtroppo è andata così, mezzo passo falso anche per noi, che forse ci può costare il torneo. Vabbè, però diciamo c'è ancora la fase finale, c'è l'ultima partita, sì. E la fase finale, forse è quella che conta di più, anche se vincere il campionato, vincere contro tutte, diciamo, è la cosa più bella, però con la fase finale... Vabbè, tu come sai, noi non molliamo niente, quindi siamo duri a morire. Sicuramente ci metterete anche il 110% lì. Maga, fammi una dedica in saluto. No, dedico sempre alla nostra squadra, che siamo sempre super uniti. Complimenti, ciao, alla prossima, ciao ragazzi.